Grazie al grande lavoro svolto da parte delle forze dell'ordine, utilizzando anche le telecamere di videosorveglianza del nostro comune, sono stati finalmente individuate quelle due persone che hanno fatto quel brutto gesto mercoledì notte in piazza 4 novembre a Maerne. Si tratta di un 25enne moldavo e di una 23enne del posto, individuati e denunciati dai carabinieri per aver distrutto l'opera che era stata realizzata dalla Proloco di Martellago contro la violenza di genere in occasione del 25 novembre. I due, molto probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, hanno distrutto i cubi su cui erano posizionate varie scarpette rosse, che poi hanno sparpagliato sulla piazza. Non contenti, hanno ripreso la scena col cellulare, come ha evidenziato il sindaco, che all'indomani aveva visualizzato le immagini delle telecamere. Un gesto che ha creato sdegno nella comunità, soprattutto alla luce del fatto che è avvenuto a pochi giorni di distanza dal funerale di Giulia Cecchettin, dove il padre aveva lanciato un chiaro messaggio contro la violenza di genere. Avrei il piacere di incontrare queste due persone e chiedere perché in un momento così delicato, in un momento così della nostra storia, hanno fatto un gesto così grave.